Mister Michele Magliano, una sconfitta per il tuo Cuneo, la prima in campionato contro il Cavour qui al Paschiero. Mister, un Cuneo che paga fondamentalmente un brutto secondo tempo. Assolutamente sì, e anche un po' di poca lucidità nel primo, perché comunque le occasioni le avevamo avute, sapevamo che man mano che passavano i minuti la cosa poteva diventare complicata e purtroppo si è verificato quello. Le scorie del mercoledì probabilmente ci hanno tolto anche un po' di lucidità, ma non è il problema più grosso, è che dobbiamo voler essere protagonisti sempre e comunque, magari sbagliando, magari perdendo, ma essere protagonisti. Nel secondo tempo abbiamo un po' subito la situazione e questo è secondo me il problema più grosso. Nel secondo tempo avete patito molto l'aggressività del Cavour, il pressing alto e le ripartenze veloci in verticale. È una questione più fisica, di testa, un tutt'uno? Per qualcuno può anche essere un problemino fisico, perché qualcuno ha fatto 90 minuti 4 giorni fa. Parto da un presupposto, sono ragazzi di 20 anni, 20, secondo me se sono nella condizione ottimale, magari non siamo ancora nella condizione ottimale, però può capitare di dover fare 90 minuti nell'arco di 4 giorni. Detto questo, per qualcuno può essere qualche problemino fisico, per qualcun altro è sicuramente mancanza dal punto di vista mentale. Quindi io penso che la testa ti faccia fare cose anche superiori a quello che il fisico ti può permettere, però bisogna lavorare tanto sulla testa e soprattutto bisogna far tesoro di quello che capita, e questo è forse il punto che mi spiace di più in assoluto. Mister, Andrea Dal Masso mercoledì è uscito acciaccato, oggi in panchina, ma è rimasto in panchina. Ecco, qual è la sua situazione e se sarà già disponibile per Carmagnola? Non era in condizioni di poter giocare, anzi aveva anche voglia di fare 10 minuti, ma molto probabilmente avrebbe aggravato la sua situazione, e a 10 minuti dalla fine, nella condizione in cui eravamo, non ho ritenuto opportuno, come dire, rischiarlo per avere più problemi che benefici oggi. La mia scelta è legata anche e soprattutto a domenica prossima. Mi auguro assolutamente che sia disponibile, però dobbiamo partire dal presupposto che non dobbiamo essere, per quanto ci siano giocatori con peso specifico diversi, non dobbiamo essere dipendenti o vincolati da uno o due giocatori. Io ho la fortuna di avere secondo me tanti giocatori validi, purtroppo in questo momento ce n'è qualcuno di troppo non a disposizione, ma tanti altri assolutamente, assolutamente validi e pronti. Le qualità è indubbio che abbiano un peso specifico, le esperienze, gli anni, assolutamente, se si vuole crescere però bisogna partire dal presupposto che le difficoltà bisogna affrontarle con la voglia di superarle e di essere protagonisti. Il primo passo si fa per voglia, tutti gli altri per volontà, e ci vuole tanta 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 volontà. Dobbiamo partire da quello e basta. Ultima cosa, domenica prossima trasferta a Carmagnola contro una squadra che si sta dimostrando, insomma, sicuramente ostica, che oggi è andata a vincere a Centallo. Ecco, se c'era bisogno di una partita nella quale per fare il risultato ci vuole una risposta, è proprio questa, no? Guarda, sapevo assolutamente qual era la prossima avversaria, ma non è una questione di avversari, è una questione nostra, è una questione di click mentale nostro, una questione di atteggiamento da ritrovare il prima possibile già negli allenamenti da subito, partendo da un presupposto che sapevamo delle difficoltà e quindi dobbiamo lavorare su quello. Probabilmente a cominciare dal sottoscritto abbiamo avuto qualche mancanza, e quindi
e quindi bisogna farci capirle e trovare le opportune contromisure nella testa soprattutto.